Whenever I see you, all I can think is my son. Super camminata. Esce 13 e sono meno 2 gradi. Stamani mattina erano meno 6. Vi facciamo vedere il nostro nuovo amico. Si chiama Ema. Molto simpatico. Sì. Ema. Ciao. Saluta tutti. Hello, Ema. Ciao. Lui Hello. È Ema, il nostro nuovo amico. Guardate quanto è carino. Ciao, Ema. Hello. Ciao, Ema. Hello. Carino. Potrebbe andare tutti quanti. Tutti quanti allo zoo comunale. Oggi ci muoveremo senza tecnologia, forse. Dove questo cerchio è il nostro albergo. Sì. Abbiamo pensato di addentrarci nel quartiere ebraico. Sì. Proseguire verso il Ponte Carlo. Sì. O direttamente alla Piazza dell'Orologio. Sì. Vedere qualche rintocco. Andremo a vedere, se non ricordo male, in questa zona il muro dedicato a John Lennon. Ok, quindi il programma per la giornata più o meno è questo. Oggi è sabato, Bonnie. Sì. Quindi l'idea di andare nel quartiere ebraico è una buona idea o è un'idea non so fallimentare? Se faranno lo Shabbat, però non so come. Però i monumenti ci saranno. Non penso che li spostino perché è sabato. Perché è Shabbat, o lo chiudono. Oh, un birrificio, eh. E te non me l'hai detto? Birra sempre, birra. Qui si mangia anche. Io stasera vado da Hooters. Ti piacerebbe, eh? Birra e c'è. E c'è che. Ti piacerebbe, e ti via. Piacerebbe, arrivati alla sinagoga. Abbiamo trovato il quartiere ebraico, come dicevamo. Cosa fa Bonnie con quella gambetta alzata tipo modello Giuditta? Alfredo, guardate se non è lui, troppo identico su una mini. Carino! Sinagoga, e come si prevedeva, essendo sabato, non si può entrare perché è tutto chiuso, stanno pregando e quindi niente. Però ci piaceva moltissimo venire nel quartiere ebraico. Dimmi, Bonnie, cosa? Oh, è vero, altro orologio. La città degli orologi. Stelle di David. C'è un rabbino, sì. La moglie, le monetine. C'è indicata una cena yiddish e tra l'altro c'è il golem, il gigante d'argilla che serve al tavolo. Spettacolo! Ma noi andiamo a mangiare in questi giorni giudaico? Se trovi questo, prendi nota. King Salomon. Solomon. Solomon, chissà che buono! Ed eccoci al cimitero ebraico. Come si diceva, è sbarrato e chiuso essendo sabato. Se riusciamo magari torneremo, perché si vedono delle tombe. Probabilmente domani. Probabilmente domani. Veramente molto molto strano. Veramente molto particolare questo posto. Vediamo se riusciamo a tornare domani. Ce ne sono così tante perché sì? Praticamente potevano essere seppelliti solo in questa zona. Ok, solo nel quartiere, sì. Loro praticamente. E probabilmente dicono che c'è molta più gente seppellita. Sono solo in base alle lapidi. Ok. È stato fatto strano. Ok. Tra 5 minuti suona l'orologio, se vi può interessare. Lo vogliamo aspettare un'altra volta? Dai, riguardiamolo, è sempre affascinante. E poi andiamo a cercare il muro. Ok. Dovrebbe essere di là. Va bene. Allora vediamoci ancora altri rintocchi dell'orologio e poi andiamo a cercare il famoso muro di John Lennon. Siamo tutti in attesa del rintocco perfetto.
Waiting for Godot. Oggi c'è il sole ed è sabato e allora il ponte è pieno di gente, c'è un'area di festa molto bella. Vado? Siamo in uno dei tantissimi parchi cittadini, tra l'altro tenuti benissimo, e abbiamo trovato un albero gigantesco. Siamo arrivati al muro finalmente, l'abbiamo trovato. Sì, il muro dedicato a John Lennon, praticamente alla morte del Beatles. A Praga cominciarono a disegnare e scrivere le varie frasi di alcune canzoni dei Beatles, perché all'epoca ovviamente non era visto di buon occhio dai comunisti, dai sovietici, e quindi questo è stato un simbolo di libertà, di pace e di, diciamo, protesta contro i comunisti sovietici che avevano invaso Praga nel 69-68. E ricordiamo che i carri armati vennero ritirati nel 91, si ritirarono nel 91. Esattamente. Molto bello, molto particolare. Sì. Pieno di gente, tutti che si fotografano davanti a questi murales. E vediamo John Lennon. Ragazzi, al Bonni si è preso lo stinco di maiale, no? Cos'è che hai preso, Ale? No, arrosto di maiale con gli gnocchi praghesi. Sì, buoni. E gli spinaci, mi sembra. Gli spinaci sotto.
E qua invece patate, un vecchio stile old style boheme, birretta ovviamente ceca e la betta, si è presa ancora zuppa bolle nel solito piatto di pane. Buon appetito ragazzi, buon appetito a tutti, ci riscaldiamo un po' in questo localino e poi via, ripartiamo in giro per la città. Buon appetito. Stiamo aspettando il cambio della guardia, teoricamente dovrebbe essere ogni ora, speriamo perché ci siamo fatti una salita per tornare sul castello e allora stiamo aspettando che ci sia il cambio della guardia delle ore 2. Ore 2 a questo punto? Eh sì, sono le 1:30. No, delle 3, perché sono le 2:30. Sono le 2:30. Sono le 2:30. Ma quanto siamo stati a mangiare, buoni? Siamo andati un po' tardi, abbiamo mangiato, abbiamo speso 18 euro oggi. Tantissimo, 9 euro a testa. Tantissimo, perché era sabato, abbiamo detto oggi è festa, se ti mangiamo di più. L'abbiamo preso, era arrosto di maiale con gli gnocchi di Praga. Sì. Patate. Spinaci, sì. Le patate all'aglio. Sì, old bohemian style. Sì. E io ho preso la zuppa di patate e champignon, sì. Buona, molto buona. Una birra 18 euro circa. Venite assolutamente a Praga perché sì. Merda alla grande proprio. Vale la pena. Sì. Adesso niente, aspettiamo il cambio della guardia, poi andiamo a fare un bancomat perché non abbiamo più... come si chiamano? Corone cieche. E dopodiché ci facciamo ancora un giro in centro. Cosa ci resterà del cambio della guardia appena avvenuto? Guarda che carino! Stiamo prendendo
non abbiamo assimilato le nostre 6.000 calorie giornaliere oggi, mancava proprio quello. Stiamo aspettando che cuociano questi spiedini di patata. La Betta ha già visto una pizza fritta. Io invece ho mirato questa cosa qua che si chiama langosh, non so se vedete, è una sorta di pizza fritta che domani sicuramente io mi papperò. Alla fine abbiamo deciso, abbiamo preso due spirali di patate. Possiamo usarla anche come violino zigano, essendo nella patria dei violinisti. Come sono, Bonnino? Ma guardate che belle! Bellissime! Com'è? Sono buone? Domani il langosh. Ho detto una patata. Sì, spostiamoci che uno si sta soffiando il naso con le dita. Bellissimo, che schifo. È una patata che mettono nell'olio e la friggono. Sì, fanno, ma prima la tagliano così. A fettine, a spiraline. A spirale. Bellina. Mangiala che si raffredda. Via. Ragazzi, vi salutiamo, vi auguriamo buonanotte. Qui è sabato sera, andiamo in birreria a berci una birrettina, a fare un giro, benché sia notte, è pieno di gente. È un freddo che non si descrive più neanche adesso, ma andiamo a scaldarci con una birrettina e poi a Nanna. Guardate quanto è bella la piazza centrale di notte. È bellissima, c'è l'atmosfera stupenda. Ciao, buonanotte. Ciao ragazzi, a domani. Ciao. Notte.